Ma ragazzuoli miei, finalmente ci ritroviamo su Mario Kart 8 con Tube Blazzi, con tutte le facecam e i gameplay pure. Ma che cos'è questa roba, ma ragazzuoli miei, ma che caspita ti viene? Ma non certo, era ed eccoci certo. Ragazzi, ed eccoci ragazzuoli. Certo. Ma certo Gianfranco, ma certo, c'è più difficile bro. Dai ragazzi, allora, mi avete letteralmente confuso. Comunque bentornati a tutti, grazie per il supporto, lasciate un like, hashtag vero Saiyan. No, allora, l'hashtag vero Saiyan nei video di Mario Kart proprio no, perché questa è una vera sfida, ma non da veri Saiyan, da veri Carter. No, da veri... Giuseppe, ce la fai a parlare? Ce la fai? No. Se vuoi, faccio io al posto tuo il video. No, Gianfra. Allora, in primis, ragazzi, oggi ufficialmente, dopo migliaia di richieste, non solo siamo tornati su Mario Kart, sì, ma siamo tornati con Mario Kart, su Mario Kart con guarda, tutti i gameplay. Guarda, come ce lo sapevo! Tutti e tre lo stesso setup! Ma no, ragazzi, lo stesso setup no, nel gameplay credere. Non si capisce niente poi. Dai, ragazzi! Ce lo sapevo che sarebbe successo comunque. Mo me lo devo... No, ragazzi, però dobbiamo cambiare, se no il gameplay, ragazzi, non capiscono niente. Prossima, certo, prossima, solo uno di noi deve tenerlo questo. No, che tu non cambi. Sarai tu. Che non sarai okay, tu. Ok. Facciamo così, va bene, perché, lo cambio. Perché mi sembra che la di questo setup sei stato proprio tu. Esatto. Gianfra, ma in primis non dire parole particolari. Ma questo setup è veramente forte. È vero, corre tantissimo. Ma dove l'ha pigliato? Io l'ho dato io. Ma quando mai? Dato sempre tutto tu. Già so quinto. Mannaggia la miseria. Metta a pensare al setup. Bravo, buono. Giuseppe. Bravo, mo ti riconosco, buono. Vedi? Mo stai facendo la figura proprio che ti rispecchia, vedi? Ah, sì, vabbò, gni. Quella la figura barbina che ti meriti. Di permettere. Allora, si vola. No. Ragazzi, guardatevi un po' di gameplay. Fatto bene adesso. Gianfranco è molto sicuro di sé, Fatto bene stavolta, fatto bene. Vai Giuseppe, mandami qualche altro guscio rosso, mannaggia, mi raccomando. Mannaggia la miseria, mannaggia. Mandami qualche altro, tu. Chi è che durante il fulmine stava nel missile, sto pentito? È sicuro una CPU? Spero. Sì, sicuramente CPU. Piano, qua non riesco a giocare, ho fatto delle gare incredibili nel video di Gianfranco. Mi raccomando, poi andate col a recuperare. Col setup fallato. Overboostato. Perché guarda un po' io col setup overboostato dove sto. Vi farei dare un'occhiata un attimo alla distanza che c'è. Ma buono, visto, buono così. Visto, più che altro perché sto dimostrando praticamente che il setup fa la differenza. Mia. Sì, il setup, ragazzi, oggettivamente la fa la differenza. Sì. Su questo, chiaramente non c'è dubbio. Però... ma pure io che stavo ancora con quel Waluigi là, con quella macchina. Sì, ma guarda che quello era un buon setup, Gianfra, abbi pazienza. Sì, è vero. No, lo so, però, cioè, questo qui corre proprio una se cifra. Se tu non lo sai usare, quello poi è un altro conto, non è che te la vabbè, puoi ma questo Luigi. Corre tantissimo, raga. Cioè. No, questo è troppo forte. Dopo, Giuseppe, ma levate da dietro qua, va. Ho vinto, io onestamente non mi sono neanche divertito, più che altro questo. No, sì, no. Gianfranco, no, ti no, sto no, davanti! No. Sì, per pochissimo! Sì! No, pure Ludwig da passato, Gianfranco. Ma tu ci credi all'ultima curva? All'ultima curva, con due gusci rossi. Con due gusci rossi mi ha superato buono, l'ultima curva. Però, aspetta una cosa. Io il setup lo cambio. Uno di voi due lo deve cambiare. Mi allora, tu che sei il più forte, dai. Va bene. E ti ho fatto un complimento, se non l'hai capito. Quando tu entri nella lobby della persona che ha creato la lobby, ti dice negli scontri diretti quante volte hai vinto lui e quante volte hai vinto tu. Capito? E io sto tipo a 321 vittorie e Joseph ne ha vinte 280 contro di me, capito? Oh, ti rendi quando abbiamo fatto 300 partite, 500 partite? No, di più. Mamma mia, ragazzi. Io credo che avremmo fatto forse 1000 partite, forse anche di più. Sì, quasi un migliaio sicuramente, ragazzi. Sì, secondo me sì. Ci abbiamo fatto talmente di quei video. In faccia, perché? Non so se c'è un modo per vederlo. Sì, nelle statistiche sicuramente, poi andiamo a vedere. Sì. Allora, io ho cambiato. Vai. Pure io ho cambiato. Ah, ecco il cambiamento Gianfra. Che ha fatto Mirko. Ha messo Baby Luigi. Ha messo Baby Luigi. Vai, i poveri daltonici come me li vedranno uguali, bravo. Sti due. Hai fatto benissimo. Cioè, dimmi se è normale. Hai fatto benissimo, bro. No, fare, guarda, scusate. Sei proprio un pentito. Mi hai detto di cambiare personaggio e setup. Io l'ho fatto. Sì, vabbè, il setup benissimo. Resta quello. Non l'hai cambiato, perdonami. Meriti di essere preso in giro, Joseph.
No, dai, ma per i ragazzi a casa che vedono se tre setup diversi pure se mo cambio la schermata, su. Che tre setup diversi? Ma no, perché? Voglio dire, vedono tre setup uguali. Ma c'è uno che cadi giù. Vuole vincere lui per forza, oh, già la faccio, no, ma io l'ho cambiato pure io, Gianfra. Giuro, sei tu che sei rimasto quello con lo stesso setup e manco ti vergogni, in tutta sincerità. Guarda, dove sei lanciato? Dove ti sei lanciato? Bro, ho fatto un trick incredibile e impressionante. No, io ho fatto un casino incredibile, ragazzi. Ma caspita, si è lanciato. Va bene così. C'è un branco sciocco basito da quello che ha visto. Dove sei? Dove sei direttamente? Sciocco basito, direttamente totalmente. Dal vulcano, vieni. Vieni. Come dal vulcano? Gianfranco, di cosa parli? No. Aia. Questa potrebbe aver fatto un po' male, eh? Direttamente dal vulcano. Mamma Vai. Mia. No, 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 chi è che sta lanciando sto guscio rosso? Oh, Gianfranco, l'hai sentito? Ha fatto un po'. Ma c'ho l'acqua che mi scorre addosso e mi sono sudato. Ma come l'acqua che mi scorre addosso? Perché prima abbiamo fatto sudare freddo, no, qua. No, ma stavo bevendo un attimo col bicchiere. All'improvviso mi è zombata l'acqua in faccia dal bicchiere. Non ho capito perché. Com'è? Cioè, quando? Sto bicchiere, pure il bicchiere ce l'ha con Gianfranco. Non l'ho capito, ve lo giuro. Niente, non ce l'ho fatta. Vabbè, ragazzuoli, e cambiamo pure un po' il personaggio. Ma alla fine. Ma è finita la gara, ma siamo seri. Eh sì. Va bene, un pareggio io e Mirko. Vai, vai, vai. Gianfra, allora, facciamo una cosa. Chi perde qua deve purtroppo andare a constatare la grande potenza, l'immensità della potenza di chi vincerà. Belle ste due corone. Gianfra, tu che fai? Io, ma allora, sapete come si dice? Chi parte a ra... Sì. Gianfra, ma quella... No, oh, questa pista no. Mi mancava la pista di tua sorella. Finalmente, no, torna il meme. No. Oh. Non ce l'ho la sorella. Ma Gianfranco sai perché sta dietro? Perché se avete notato sta l'abitante. Gianfranco non lo sa, ma lo sta perseguitando sicuro. No, no, io sto dietro perché a te ti piace stare avanti. Diciamo non so. Niente, raga, io quel giorno che vedrò fare una bella partenza Joseph, io veramente. Ma allora, guardati il video che abbiamo fatto sul canale di Gianfranco. Sicuramente non l'avrà fatta già pubblicato. Mezza buona, Giuseppe. Non hai fatta Gianfranco, mezza buona. Le prime. Ma questo matti. Non hai fatta mezza buona. Non l'hai mai saputo fare, Giuseppe. Ma no, Mirko, chi è? Sì, no, non l'hai mai saputo fare. Non l'hai mai saputo fare. È inutile che fai. O le sbagli proprio, cioè fai proprio falsa partenza. Gianfranco, magna di stai. O comunque non la azzecchi quella la bustata. Inutile. Ma quando mai? Tutta impressione, tutte idee tue. Ragazzi, comunque mi sento troppo buono. È la magia del Natale questa. Troppo, troppo buono mi sento. Ma che c'entra? Non sono agguerrito come dovrei essere. Se la scusa. Guarda come trova scuse con i fan, eh? No, è vero. Subito è vero. Si scusa, dice no vabbè ragazzi, mi sento buono. Ma quando mai? Ma che c'entra? Cioè lui è partito vi sfondo come sempre. Poi ha cambiato idee. Giuseppe, ma la smetti per favore? Scusa, hai ragione, mi sono accanito troppo. Sei un po' emozionato perché c'è tua sorella? Sei nella pista di tua sorella? Gianfranco, comportati bene. Non vedo niente, sei non emozionato niente. Perché c'è un tua sorella? Non si dice, Gianfranco. Guarda che non cambia niente, te lo dico. Ma siamo nel frattempo io sono primo e tanto mi basta, poi... Ma guarda te. Mi sono scansato. Buono. Wow, giusto, vabbè. Giusto. Vabbè. È andata. No, va buona. Ma questi mi pigliano 100-100. Per forza. Chiappate, Giuseppe. Un altro? Chiappate. Vai, con. Dai, al terzo fresh. Giro nei pressi della vittoria. Dietro, dai, Giuseppe, dietro. 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 Dietro devi stare. Bravo, Gianfrink, grande. Grande, dietro. Viva l'edilizia, grandi. Stai vabbè. Dietro e rimani. Volete che io mi metta dietro? No. Non so se vi conviene. No, vattene, va. Scusa, tu l'hai detto, Mirko. Poi, quando le dico io queste cose, non va bene. Che le cavolo. Dice lui, va tutto bene. Io non ho parole. No, vabbè, ho preso la scia di quello che diceva Gianfranco, perciò... Oddio, sta pista è odiosa. Buono, io qua... No, di solito qua... Chi vince? Mirko, di solito, però. Ma no, io, di solito. Nella terra del formaggio. Vabbè, quello che è sicuro è che qua Gianfranco non ha mai vinto. Questa è una pista dedicata ai piedi di Joseph. Bravo, no, ma questo stava a dire. Ci sta che vinca lui. La puzza è quella più o meno. Ma che schifo, ma che dici? Ma no. Lavati, ma che Joseph. Joseph, lavati.
Ma che significa? Ma no. Vai, Mirko, ma dove sei andato? E si vola, sì. Corre, corre. Lazio è davanti, non si può vedere, eh. Cerchiamo di intervenire. Sì, sì. Guarda, 13. Guarda dove è passato quel guscio, raga. Gli ha praticamente buono. Grattugiato il c***o. Senza prendere visto il formaggio. Corri, banana, corri! Dritta in bocca, io avevo il cagnaccio! Sì, no! Buono! la dritta in bocca ti sei piato il guscio, amico mio! Gli ho tirato, la banana addosso al cagnaccio. Ma Gianfranco, non credo abbia avuto un grande effetto. Raga, no! L'ho tirato così tanto ma bello. No! Bello, Giuseppe, cos'era questa bello, Giuseppe! Cos'era questa curva bella? Mirko, scusa, ma che ha combinato? No, pure il guscio rosso. Ah, boh, ho perso. È andata. Ho perso ormai, è andatissima. Mannaggia, mia la curva parecchia under. Bellissima. che curvona che ho fatto. Vabbè, ragazzi, sono andato ormai. Acchiappa di sto bombolone e mangia a crema. È buono, è buono. Vai, va. Mangia, va. Acchiappa di sto bombolone, sai. Non crema. Mi fa ridere Gianfranco! Chiappo pure questo guscio, va. Ha chiappato un guscio, ha chiappato un bombolo. Oh mamma mia, fa morire Gianfranco, è troppo forte. Dai! Ha chiappato questo bombolone di... A crema, cioccolato, come vuoi, bigusto. Crema e cioccolato insieme. Bigusto mi sconfimpera, Gianfranco, è bellino. Vai, vai, vai. Lo sai che mi ci vorrebbe, mi ci vorrebbe. Poi un bel pallottolo Bill, palesemente. Sì. Oppure acqua e zucchero per ripigliarmi da questa sconfitta, per dire. Oppure un bel guscio vabbè. Rosso, io li sto buttando tutti indietro pur di sacrificarmi. Guardate qui, mi sono buttato giù praticamente. No! Wow, buono, mamma buono, mia, forse. Ragazzi. Mamma mia. Voi non avete idea di quello che sta succedendo. No, voi non avete idea di che c***o piato addosso io, raga. Voi ne avete proprio idea. Mi sono piato guscio rosso, fulmine e poi il guscio blu. E vi piace questo. Mamma mia, Giuseppe, mamma mia, vergogna. Mamma mia, ragazzi, ma se vedete che sto facendo, sono ottavo. Pallottolo Bill, vai! Ormai è inutile. Mamma inutile mia, perché superi giusto uno. Sì, superi giusto. Mamma mia, ragazzi, dai. Queste sono le figure che devi fare. Oh! Guarda chi ha messo sopra l'ultima. Il gioco. Guarda chi ha messo sopra il gioco nella sì, Gianfranco, abbiamo lo stesso punteggio. No, 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 no. Allora, 57 punti. Io regalo un punto a Blaziken e arriva secondo lui. Ma chi l'ha deciso? Grazie. Ma quando mai? L'ha deciso il vincitore. Esatto, si può fare. No, no, oh, no, no, no. Fino a prova contraria, il re ha la corona e il re comanda. E quindi io rinuncio a un punto e lo do a Blaziken. Sì, no, no, no. Bella sta corona, bella. Ragazzi, come al solito, Mario Kart ci diverte tantissimo e speriamo che vi siate divertiti pure come voi. Come al solito, io vede purtroppo... un solo vincitore, però vabbè, dai, evitiamo vabbè, questa frase. Questa volta è andata così, poi guardate pure il video di Blazzi, dai, un bacione, poi arriveranno i video anche sul canale di Mirko, altri sul mio canale. Alla prossima, ciao! Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti!